Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Anche quest'oggi proseguiamo il nostro viaggio nelle razze canine. L'invito, come sempre, è quello di iscrivervi, attivare la campanella, lasciare un like e se il video vi sarà piaciuto, condividerlo. Oggi parliamo di una razza particolare, il Bobtail, da non confondersi col ben più famoso gatto Bobtail. Origini, razza abbastanza diffusa, risultato di un incrocio tra antichi cani da pastore, ha una probabile parentela con i cani da pastore continentali. È stato selezionato la prima volta al tempo della guerra dei cent'anni, e nella sua genealogia compare sicuramente il Briard, cioè questo bellissimo splendido, in questo caso cucciolo. Ciao, io sono il Briard. Morfologia: lupoide, pastore continentale, FCI 16, gruppo 1. Standard: testa rotonda e voluminosa, forte copertura di peli che ricoprono gli occhi, orecchie pendenti sui lati. Corpo robusto di struttura quadrata, coda lunga e ben proporzionata rispetto al corpo. Pelo abbondante e ruvido, irsuto più lungo sugli arti posteriori, mantello grigio brizzolato blu con o senza pezzature bianche. Fin da cucciolo il Bobtail conquista le simpatie di tutti, o quasi. È un cane intelligente, sensibile, affettuoso e attento. E poi, con quella massa di pelo, già a prima vista non può che spianargli la strada. Come razza è una delle consigliate per le famiglie, ma da solo se si ha un giardino. Per il resto, con i bambini, con il padrone, con ospiti passanti, il Bobtail riesce sempre a tessere ottimi rapporti. È allegro, docile con i bambini, con chi conosce. Se qualcuno minaccia la sua famiglia, però, sa diventare un eccellente cane da guardia che non ammette intrusi nel suo territorio. Molto ubbidiente e facilmente addestrabile, il Bobtail non molto diffuso in Italia. Chi lo vuole adottare deve tener conto che ha un vocione non da ridere. Se a noi non dà fastidio, può darlo ai vicini o agli altri membri della famiglia, ma lui abbaia anche per allegria, per cui vedete voi, insomma. La razza ha bisogno di una dieta il più possibile equilibrata e completa, che fornisca un adeguato rapporto energetico. Il Bobtail preferisce lunghe passeggiate tranquille piuttosto che corse forzate dietro una bicicletta e non è per sua natura, come molti cani da pastore, un gran camminatore. Ideale per lui è un ampio giardino, ma si adatta bene anche alla vita di appartamento. Ora, questo splendido cane da pastore sembra rischiare l'estinzione. A lanciare l'allarme è il Kennel Club, l'organizzazione che gestisce il registro nazionale dei pedigree canini del Regno Unito, la quale ha reso noto come nel primo trimestre di quest'anno siano stati registrati appena 98 cuccioli appartenenti alla razza. I dati vengono ridursi al 16% le nascite del Bobtail rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Posizionano questa razza per la prima volta nelle liste Eat Watch del Kennel Club, cioè nel club delle razze poste sotto osservazione per il pericolo di estinzione. Se il trend continuerà così, entro l'anno il Bobtail sarà inserito ufficialmente fra le razze indigene vulnerabili.
In conclusione, il Bobtail è un cane serio e affidabile e non si comprende, a causa dell'alternarsi delle mode canine, il perché sia stato messo da parte come compagno affettuoso e presente in ambito familiare. La speranza è che la razza torni a diventare nuovamente una presenza irrinunciabile nelle case di molti appassionati. Dimenticarsi il Bobtail sarebbe proprio un delitto. Benissimo, anche per oggi il nostro piccolo video finisce qui. Io, come sempre, vi invito ad iscrivervi, attivare la campanella, lasciare un like e intanto noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Fio Tutorial.